Amici di Teleorzi, ben ritrovati sui nostri canali. Siamo in campagna elettorale e oggi abbiamo il piacere e l'onore di intervistare Laura Magli, candidata a sindaco per la lista centrodestra per gli Orceani. Buonasera Laura e benvenuta. Ciao Nicola, Ciao. grazie per avermi invitato. Grazie mille a te per aver accettato l'invito, anche perché so che sono giorni particolarmente densi di impegni. Sì, veramente, la campagna è già iniziata alla E grande. come sta andando? Penso abbastanza bene, sono orgogliosa di tutta la mia squadra e procede tutto bene per ora, sono contenta. Ottimo, allora entriamo nel vivo dell'intervista e iniziamo subito con la prima domanda. Tu attualmente ricopri il ruolo di vice sindaco e quindi voglio chiederti come valuti con un voto da 1 a 10 l'operato dell'attuale amministrazione di cui appunto tu ne fai parte. Allora, Nicola, se penso ai motivi per cui mi sono candidata, rientravano il degrado in cui c'era il nostro paese, l'immobilità progettuale, la mancanza di visione. Se penso al tragico periodo che abbiamo vissuto durante il Covid, se penso alle conseguenze della guerra dell'Ucraina e se penso ai soli 3 anni che abbiamo avuto di questo mandato, e oggi posso osservare il cambiamento che è in atto, non mi resta che dare un voto da 9 alla giunta Maffoni, alla quale ho partecipato orgogliosamente. Bene, quindi 9, un voto ottimo, quasi eccellente, ma d'altronde si sa, bisogna sempre ambire al meglio e quindi E diciamo difatti. che il 10 sarà l'obiettivo che ti poni come sindaco, Sì. giusto? Infatti proprio ho detto 9 perché il 10 voglio che sia il potere della parola ancora, che è il nostro motore della nostra lista e quindi con la continuità che spero gli orciani ci diano, raggiungeremo il 10 lode. Allora, in un video recentemente pubblicato sui social dalla controparte è stato detto che ciò che più è mancato in questi 5 anni di amministrazione, è stato lo spirito di comunità e il senso di appartenenza. Ti chiedo, sei d'accordo con questa affermazione e cosa pensi a riguardo? Trovo veramente ridicola questa affermazione, non tanto nei nostri confronti, quanto nei confronti di tutta la comunità, che è fatta di persone, dei nostri orceani, che in quel momento tragico e drammatico hanno veramente dimostrato di essere una comunità, perché hanno collaborato con noi come amministrazione per cercare di rendere più vivibile quelle giornate e di sostenere le persone più fragili. Difatti hanno portato proprio un sostegno economico con donazioni per un valore circa di 100.000 euro. Hanno collaborato tutte le associazioni del territorio, si sono formati gruppi di volontari e quindi mi sembra ridicolo. Le persone si sono attivate immediatamente, rispondevano a ogni nostro invito, che sia stato quello a consegnare i pacchi, organizzare una raccolta di fondi per dare buoni spesa. Abbiamo portato delle salamine, abbiamo portato litri di latte, abbiamo portato le mascherine, abbiamo portato elettromedicali. Veramente siamo arrivati in tutte le case nei momenti più bui e quindi veramente trovo ridicola questa affermazione. Anzi, voglio ribadire ancora il mio grazie a tutta la comunità dal profondo del mio cuore per esserci veramente stati vicini in quegli attimi tragici. Esatto, sì, sono stati attimi davvero duri dove appunto si è riusciti, diciamo così, a sopravvivere solo grazie ad uno spirito di comunità Sì. forte o poco forte che sia, ognuno poi lo percepisce come Anche meglio tu, crede. Nicola, ti hai Anche reso noi come parte attiva come Teleorzi, sì, ci eravamo messi in moto per dare una mano durante il periodo Covid, avevamo organizzato con l'aiuto del comune, delle associazioni del territorio, la raccolta alimentare, avevamo raccolto tonnellate e tonnellate di prodotti alimentari che erano stati poi distribuiti alla cittadinanza. Tutte le associazioni del nostro territorio avevano partecipato proprio attivamente, quindi questo veramente è un'affermazione che mi ferisce, veramente. Allora, cambiamo decisamente argomento perché durante questi 5 anni sono state realizzate alcune opere e quindi voglio chiederti quali sono le opere di cui vai più fiera.
Allora Nicola, sono veramente orgogliosa di dirti che in questo mandato di soli 3 anni abbiamo realizzato più di 130 opere, a parte quelle che sono le opere di normale manutenzione che sono dovute a tutti i cittadini. Abbiamo portato un valore sul nostro territorio di 22 milioni di euro di opere e voglio precisare che quelle che sono arrivate col PNRR si tratta di opere per 3.350.000 euro, e a parte la Casa della Comunità, che è l'opera più importante, per un valore di 10 milioni di euro. Quindi sono veramente orgogliosa di quello che abbiamo portato in fatto di opere pubbliche. Allora, sicuramente quella che ci ha dato più lustro è l'opera dei giardini del Parco del Cide De Gasperi. Poi anche la riqualificazione di Piazza Garibaldi, abbiamo riqualificato i parcheggi, abbiamo partito dal parcheggio di Via Lonato, la riqualificazione del parcheggio antistante il palazzetto sportivo, il parcheggio di Via Baracca, che ha snellito molto il traffico delle scuole elementari e della scuola materna. Abbiamo riqualificato il parcheggio delle Angioline, che prima di riqualificarlo abbiamo anche riacquistato come comunità, e poi abbiamo ripavimentato l'area dietro la Rocca, e questa sistemazione dei parcheggi per aumentare il numero dei parcheggi è frutto anche di una visione progettuale a lungo termine. Poi ci sono opere importantissime come anche la costruzione dei 2 campi da padel, il beach volley, il campo di boccia esterna, lo skate park, l'SP2, poi ci sono anche le strutturazioni della Rocca, abbiamo fatto un rifacimento del tetto, del riscaldamento, dell'illuminazione esterna, dell'illuminazione interna, abbiamo riqualificato l'ex canile, che diventerà una zona di studio per l'incubatorio, abbiamo riqualificato la tettoia della Croce Verde, inizieranno i lavori a luglio della SP2, ci sono, per quanto riguarda la Casa della Comunità, che è l'opera più importante, che da un punto di vista sanitario ci porterà Orgi Nuovi a degli altissimi livelli, perché sarà il polo sanitario del nostro territorio. E, oltre alla Casa della Comunità, ci sarà anche un ospedale di comunità, una hub, un COT, tutto all'interno dell'area dell'ex campo sportivo, e il Comune ha ceduto solo un diritto di superficie per 99 anni di 3.000 metri quadrati. E infine, non da meno, abbiamo acquistato ultimamente proprio un'area che era dismessa da parecchio tempo nel centro del nostro paese, che è l'area della nuova Odo. Abbiamo acquistato anche un terreno che sarà utilizzato per isola ecologica. E veramente ci sono tantissime opere, Nicola, che abbiamo fatto. Io voglio ricollegarmi a un discorso che facevi in apertura rispondendo a questa domanda, che è stata un po' anche, diciamo così, la discussione che è nata durante l'ultimo consiglio comunale, perché vero è, sono state fatte tante opere, la minoranza ha giustamente fatto notare che il PNRR ha sicuramente agevolato e aiutato queste opere, ma non solo, nel senso, quanto dobbiamo al PNRR e quanto dobbiamo invece alla capacità di voi amministratori di intercettare, partecipare e vincere bandi. Allora, come ti dicevo, il peso del PNRR è di 3.335.000 euro, ci ha portato la realizzazione di 15 opere praticamente. Queste opere che ti ho già detto, Piazza Garibaldi, la ciclabile di Barco che prima non ti ho detto che si aspettava da 30 anni, praticamente sono tutte, PNR ha avvantaggiato quei comuni che tempestivamente e abilmente hanno presentato dei progetti che fossero credibili e sostenibili. Questo è stato fatto grazie all'intraprendenza, alla progettualità, alla nostra perseveranza, e con il grosso aiuto anche, devo dire, dell'esperienza e dell'autorevolezza che ha avuto il nostro sindaco senatore, che è stato il nostro punto di forza, praticamente quell'elemento che ha fatto da collante tra quelle che a Roma e in regione per poter, diciamo,
accaparrarsi o agganciarsi, e soprattutto quelle che erano le nostre opere da realizzare, e quindi questa è stata la nostra forza. Ecco, adesso voglio chiederti qual è quella cosa che con il senno di poi avresti gestito in maniera totalmente differente. Allora, devo dire che anche questo, allora, ripensando a tutte le opere che abbiamo fatto, devo dirti che sono veramente orgogliosa e serena, perché noi crediamo di aver fatto del nostro meglio, per quanto era ed è stato nelle nostre possibilità, e come torno a ripetere, nonostante il drammatico periodo che abbiamo vissuto della pandemia. Sono orgogliosa di lasciare alla prossima amministrazione comunque un bilancio in equilibrio, un avanzo cospicuo, la partecipazione a bandi importantissimi che speriamo sì veramente di aggiudicarci, e tantissima progettualità. E adesso ti chiedo, quali sono le prime tre cose alle quali daresti la priorità qualora fossi eletta sindaco? Allora, sicuramente l'installazione di telecamere nel centro storico, nel cimitero e nei parchi dove non le abbiamo ancora sistemate, soprattutto perché abbiamo già un progetto pronto e sappiamo anche come finanziarlo. Poi farei l'installazione di isole ecologiche nelle frazioni e anche la possibilità di mettere un container che ruoti un giorno al mese per i rifiuti ingombranti. E il progetto a cui teniamo di più come amministrazione, che è la realizzazione di un centro polifunzionale con all'interno un teatro. E Nicola, abbiamo già il progetto, sappiamo già dove realizzarlo e con che fondi finanziarlo, quindi veramente questo mi sento di dirlo a mani basse, lo realizzeremo. Ottimo. E adesso invece cambiamo decisamente argomento, parliamo di piazza, perché purtroppo è sotto gli occhi di tutti, no? Il fatto che la nostra piazza abbia perso parecchio appeal, soprattutto negli ultimi anni. Voglio chiederti, secondo te, quanto questa perdita di appeal è dovuta alle scelte della vostra amministrazione e quanto invece è dovuta a cause totalmente indipendenti dal vostro operato, come il Covid o quant'altro? Allora, penso che già prima del Covid era iniziata la decadenza delle attività commerciali all'interno della nostra piazza, probabilmente dovuto a un cambiamento di forme di commercio, vediamo le vendite online o i permessi ai grossi centri commerciali. Quindi sicuramente serve una proposta commerciale probabilmente più attuabile, più appetibile, e questa amministrazione diciamo che ha già preso impegno con un gruppo di architetti, abbiamo già fatto un impegno di spesa e stanno già lavorando, hanno richiesto dei dati nei diversi uffici del comune e per un ammodernamento della piazza e del centro storico, per poter forse stimolare quello che è l'interesse per la nostra piazza e diciamo anche valorizzare il patrimonio immobiliare commerciale, in modo da rendere più appetibile la piazza per le nuove attività commerciali. E questa è la nostra mossa che abbiamo fatto, e cambierà tutto praticamente, sia il pavimento della piazza, del centro storico, la viabilità, e sarà sicuramente un progetto a lungo termine, ma molto molto importante. Quando si parla di piazza ritorna sempre l'annosa questione, no? Piazza aperta, piazza chiusa al traffico. Tu cosa pensi? Pensi che una piazza aperta al traffico possa agevolare il commercio? Lo agevolerebbe di più se fosse pedonale? Allora, ti dico Nicola, io non ho le competenze per poterti dire questa cosa. Come ti ho detto precedentemente, abbiamo proprio incaricato uno studio di professionisti che hanno già realizzato in diverse città queste ristrutturazioni, questi ammodernamenti, non solo delle piazze ma anche di tutti i centri storici, e quindi spetterà a loro istruirci o come fare a realizzare, come arrivare a questa possibile chiusura oppure lasciare comunque la piazza aperta. Adesso torniamo sul discorso delle opere. Ci hai detto le tre cose alle quali daresti la priorità qualora fossi eletta, ma qualcosa ci hai già anticipato. Ci sono altre opere in programma?
Allora, sì, come opere importanti anche che secondo me potrebbero aumentare l'indotto della nostra piazza, diciamo che è il centro commerciale più importante, il cuore del centro commerciale, è sicuramente la presenza di un polo territoriale sanitario importante, quale è quello della Casa della Comunità, con un ospedale di comunità che è già aumentato da 10 posti a 20 posti letto, la presenza di un hub, di un COT che è una centrale operativa territoriale, la presenza di un PUA che è un punto unico di accesso, abbiamo un distretto, abbiamo insomma tutti i servizi sanitari che sono importantissimi. Abbiamo capito nel momento del Covid che cos'era la mancanza dei servizi sanitari. E quindi la presenza di questa casa della comunità porterà un indotto di circa 56.000 abitanti, che sono quelli che fanno parte dei 15 comuni della Bassa Bresciana del nostro distretto, che è l'ambito 8. E non solo questo, secondo me, porterà un aumento dell'indotto a Orzi Nuovi, ma anche collaborando con dei privati per la riqualificazione di più siti produttivi dismessi che ci sono sul nostro territorio. Se dovesse andare in porto questa cosa, sicuramente ci sarebbe un aumento dell'occupazione qualificata, perché sarebbe l'arrivo di un'attività di alta tecnologia, e questo porterebbe risorse nelle casse del comune e anche un aumento dell'indotto per quanto riguarda non solo l'aspetto commerciale ma anche residenziale. Quindi diciamo che potrebbe esserci veramente un'esplosione per Orzi Nuovi, una rigenerazione veramente. Per i giovani invece che progetti ci sono? Allora, i giovani sicuramente sono al centro della nostra attenzione del programma, anche perché in lista abbiamo giovani e persone competenti che da anni hanno avuto contatto con i giovani e quindi sanno le loro esigenze. Praticamente diciamo che abbiamo già iniziato durante il nostro mandato con lo skate park, e adesso partiranno la riqualificazione del campo da basket, del campo da calcio e del parco giochi limitrofi nella zona del parchetto Barbelo Internazionale. Invece dall'altra parte, con il polo di Via Lonato, con i due campi da padel, il beach volley, il campo di bocce all'aperto, ma vogliamo sicuramente fare un campo da calcio a 9, che dove si potrà praticare anche un campionato di calcio femminile. Ma la cosa importante, più importante per noi, questo teatro che ti dicevo, è il centro polifunzionale, il quale all'interno ci sarà questo teatro, ma poi sarà un centro dove ci sarà un punto di aggregazione per tutti, non solo per i giovani, ma anche per gli anziani, dove si potrà ballare, visto che ultimamente le serate danzanti hanno avuto un grosso successo qua a Orzi Nuovi. E quindi i giovani potranno veramente aggregarsi e realizzare tutte quelle che sono le loro iniziative. Si potranno fare delle mostre, dei convegni, dei concerti, tantissime cose. Questo serve abbiamo pensato questo centro di aggregazione perché servirà a crescere questi ragazzi, a formarli, ad educarli, perché manca in questi giovani una forma di rispetto, e quindi vogliamo fare questo appunto, forse probabilmente con questa aggregazione magari li togliamo da quelle che potevano essere le baby gang che ci sono state o tutte varie le cattive strade, bravissimo. Siamo quasi giunti al termine di questa bella chiacchierata e vorrei porti questa domanda. In un recente video pubblicato sui social, la controparte ha dichiarato che ti saresti sottratta alla possibilità di un confronto pubblico, invitandoti peraltro a cambiare idea. Sicuramente questa tua scelta è accompagnata da valide motivazioni. Hai voglia di spiegarci quali sono? Sì, allora Nicola, innanzitutto io non ho bisogno di un confronto, perché quello che sono l'ho dimostrato in questi 5 anni. Vivo a Orzi Nuovi e lavoro a Orzi Nuovi, quindi quotidianamente mi confronto con tutti i cittadini, ho questa opportunità di confrontarmi direttamente con i cittadini, quindi non ho bisogno di un palcoscenico per aumentare la mia visibilità.
Il mio programma è all'Albo Pretorio, è pubblicato, e io insieme alla mia lista in questi giorni farò diversi incontri pubblici dove invito tutta la cittadinanza a partecipare sia a Orzi Nuovi che nelle varie frazioni. Con l'altro candidato sindaco probabilmente non ha questa opportunità di confrontarsi con i cittadini perché vive e lavora in altri comuni. Io invece ho avuto modo di confrontarmi con lui nella sede, diciamo, più importante di quella dell'amministrazione comunale, che è la sede della sala consigliare. Ho visto che abbiamo opinioni completamente diverse, punti di vista completamente diversi, quindi per quello che non ritengo necessario un confronto. Devo dirti che io sono pronta, so di essere pronta. Lui, dopo 20 anni di amministrazione, non so se è riuscito a dimostrare con i fatti concreti di esserlo. Perfetto Laura, io ti ringrazio nuovamente per questa bella chiacchierata e a te e a tutta la tua squadra un grande in bocca al lupo per il proseguimento di questa campagna elettorale. Grazie Nicola, grazie a tutti.